Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video parlerò dei 10 anime che sono stati più aspettati e che tuttora lo sono di questo inverno 2019. Premetto che questa lista è una lista oggettiva, basata su dati statistici, e sto guardando tutti gli anime usciti finora e guarderò tutti quelli che usciranno presenti in questa top. Bene, non dilunghiamoci oltre e iniziamo subito. Alla decima posizione troviamo il remake di Boogie Pop. Eh già, perché per chi non lo sapesse, Boogie Pop ha una versione vecchia. Nel momento in cui sto registrando questo video, di quest'anime sono usciti soltanto 4 episodi, dei 18 che lo andranno a comporre. La storia parla di una leggenda metropolitana che narra di uno Shinigami, un angelo della morte, che può liberare le persone dalle loro sofferenze. Il suo nome è Boogie Pop. In seguito a una serie di sparizioni di studenti dell'Accademia Shinio, la polizia crede di avere a che fare con una coincidenza di fughe di casa. La studentessa Nagi Kirima sospetta però che sia in atto qualcosa di sinistro, che sia il Boogie Pop o qualcosa di ancora peggio. Io ragazzi vi consiglio di iniziare questo simulcast se ancora non l'aveste fatto, perché è una serie molto carina e che va guardata. Alla nona posizione troviamo Domestic Girl. Ragazzi, a mio avviso sta serie è fantastica e dovete assolutamente iniziarla se ancora non l'aveste fatto. La storia inizia quando di notte il protagonista di nome Natsuo perde la verginità. La sua partner è Rui, una ragazza incontrata il giorno stesso dopo scuola. È lei che lo ha coinvolto in questa situazione, dicendo che voleva semplicemente saperne di più sul sesso. Non vuole iniziare una relazione, né le importa di Natsuo. In seguito il ragazzo si sente colpevole per aver perso la verginità con una ragazza che non gli piace particolarmente. In più si sente come se avesse tradito la cotta per la sua insegnante delle superiori, Hina. Nasce quindi uno strano triangolo che porterà Natsuo, Rui e Hina a far parte della stessa famiglia, poiché suo padre sposa in seconde nozze la madre delle due giovani donne. Ragazzi, è una storia molto bella ed intrecciata e sono curioso di sapere come andrà a finire poiché non ho letto il manga. All'ottavo posto invece troviamo la seconda stagione di Mob Psycho 100, un anime che a me è piaciuto parecchio e che reputo personalmente superiore all'altra opera di One, ovvero One Punch Man. La storia di Mob Psycho 100 si sviluppa intorno a Mob, un ragazzo che esploderebbe se vivesse le sue emozioni al 100%. Questo ragazzo con strani poteri psichici ha guadagnato il suo nickname Mob perché difficilmente si distingue in mezzo alle altre persone. Per evitare di perdere il controllo del suo corpo ed esplodere, quindi, il protagonista cerca di tenere chiusi dentro di sé tutti i suoi sentimenti, per condurre una vita normale. Ma la cosa non si rivelerà per niente facile. I primi 3 episodi usciti fino ad ora mi sono piaciuti un sacco e non vedo l'ora di vedere la svolta che prenderà la trama. Alla settima posizione troviamo la seconda stagione di Mononoke Han, una serie che sarà composta da 13 episodi e che potete trovare tranquillamente su YouTube grazie alla disponibilità di Yamato Animation. È passato un po' di tempo da quando Hanae ha iniziato ad aiutare Abeno per estinguere il suo debito, ma per quanto si sforzi il suo lavoro sembra non essere di grande utilità al giovane proprietario di Mononoke Han. Questa volta tra le tante richieste di aiuto ce ne sarà anche una di Rippo, che affiderà loro una missione urgente in cui Hanae ricoprirà un ruolo molto importante e delicato. A supportarlo ci sarà il fedelissimo Moya, o Moja come volete si pronunci, ma la presenza di questa creatura batuffolosa potrebbe non essere sufficiente ad aiutarlo nella missione che gli è stata assegnata. Dunque ragazzi, questo anime dal genere Slice of Life è uno dei più attesi di questa stagione, sinceramente non me l'aspettavo, ma passiamo avanti. Al sesto posto invece troviamo la terza stagione di Data Live, un anime di questa stagione che sinceramente mi sta un po' deludendo. La trama parla di Shido Itsuka, un normalissimo liceale come tanti viene svegliato da sua sorella Kotori, convinto di affrontare un'altra normale giornata. Lo shock però è grande quando scopre che la città in cui vive è stata devastata da una forte esplosione. La causa sembra essere una misteriosa ragazza che subito gli appare davanti, chiedendogli se è venuto anche lui per ucciderla. Shido inizia a chiamarla Toka e scopre anche che si
tratta di un essere dalle origini sconosciute, in grado di distruggere l'intera umanità come già stava per accadere 30 anni prima. C'è solo un modo per fermarla, uscire con lei. In questa terza stagione ci sarà un altro personaggio, non vi resta che iniziarla, ma come detto prima, a me sta deludendo molto per via della grafica e delle animazioni, perché come già molti di voi sapranno, lo studio di animazione delle scorse due stagioni ha fallito e il progetto di questa terza stagione è stato passato a JC Staff, che ha dovuto realizzare il tutto in pochissimo tempo. Però non mi lamento più di tanto del secondo episodio, dato che è migliorato di gran lunga dal primo. Al quinto posto troviamo The Rising of the Shield Hero, l'anime di cui sto portando anche delle recensioni settimanali che se ancora non aveste visto vi invito a farlo. Questo anime è tratto dalla sua light novel uscita nel 2012, che parla di Naofumi Iwatani, un ragazzo che possiamo definire otaku a causa del suo infinito passatempo in giochi e fumetti, almeno fin quando non si trova teletrasportato in un mondo parallelo. In questo mondo scopre di essere uno dei quattro eroi in possesso delle armi leggendarie, il quale hanno il compito di salvare il mondo dalla distruzione della profezia. Naofumi è l'eroe dello scudo, dunque, non avendo un'arma, è il più debole tra i quattro, quindi si ritrova solo e tradito dai suoi compagni. Naofumi ora deve risorgere, diventare un vero eroe e salvare il mondo con la sola compagnia del suo scudo. Io, da non amante del genere, vi consiglio questo anime perché mi sta piacendo veramente tanto. Forse è l'unico isekai che mi è piaciuto così tanto, dunque guardate questo fantastico adattamento. Alla quarta posizione troviamo Kakegurui XX, ovvero la seconda stagione di Kakegurui, un anime che mi è piaciuto veramente tanto per il suo lato psicologico e che ho riguardato di recente. Yumeko Jabami è riuscita a superare la sfida contro i membri del comitato studentesco, ma non per questo la sua permanenza all'istituto Yakkou si farà semplice. Sayaka Igarashi, la segretaria personale della presidentessa Kirari, non può tollerare la presenza di un simile elemento di disturbo e sfida apertamente Yumeko. Le due si affrontano in una gara all'interno di una torre piena di enigmi, fatto costruire proprio dalla presidentessa, che contemporaneamente opera per consolidare il suo dominio su tutto l'istituto e sfodera delle mosse che sconvolgeranno la vita all'interno della scuola. Dunque non vedo l'ora di sapere come andrà a finire questa seconda stagione. A me è piaciuta molto la prima stagione per l'ansia che ti mette, ma a quanto pare questa seconda stagione farà un effetto ancora più intenso. Al terzo posto troviamo un altro anime harem. Sto parlando di Gotobun no Hanayome, un anime che mi sta piacendo molto. Futaro, uno studente dagli ottimi voti ma povero e asociale, un giorno conosce Itsuki Nakano, una studentessa appena trasferitasi. I due litigano, ma quando il protagonista scopre di doverle fare da tutor, cerca di migliorare i rapporti con lei. Al contempo scopre che deve tutorare altre quattro ragazze, tutte sorelle gemelle di lei. Anche questo, come domestic girlfriend, ha una storia molto intrecciata che fa venire voglia di guardare questo anime. Se vi piace il genere, sono sicuro che vi piacerà. Sinceramente non mi aspettavo questo posto nella top, ma comunque passiamo alla seconda posizione. Alla seconda posizione troviamo Kaguya-sama, un adattamento anime tratto dal suo omonimo manga. Questa serie, dal genere sentimentale scolastico, parla di un genio di nome Miyuki Shirogane, che grazie al suo perfetto rendimento scolastico dirige il consiglio studentesco della prestigiosa Shuichin Academy, aiutato dalla bella e ricca Kaguya Shinomiya, la sua vice. I due vengono spesso considerati la coppia perfetta, nonostante non ci sia nessuna relazione amorosa tra di loro. La verità però è che, avendo passato molto tempo insieme, entrambi hanno cominciato a provare qualcosa l'uno per l'altra. Tuttavia, poiché ritengono che le dichiarazioni d'amore sono un segno di debolezza, nessuno dei due ha intenzione di confessare i propri sentimenti. Miyuki e Kaguya intraprendono così una guerra in cui ogni mezzo è lecito, pur di ottenere una confessione dall'altro barra A. Ragazzi, consiglio a tutti di iniziare questo anime a dir poco fantastico e lo amerete e odierete, tra virgolette, senza ombra di dubbio.
E infine, come molti di voi si aspettavano, al primo posto troviamo The Promised Neverland. Emma e i suoi amici vivono una vita tranquilla nell'orfanotrofio in cui sono cresciuti. Sebbene le regole siano dure, la loro custode li tratta con gentilezza, offrendogli di buon cibo e un ambiente molto accogliente in cui vivere. I bambini passano le loro giornate studiando e giocando nell'enorme giardino che circonda la residenza. Ma per quale motivo ai bambini è assolutamente proibito uscire dal recinto che delimita l'orfanotrofio? Un giorno Emma e il suo amico Norman proveranno ad oltrepassare il cancello, ma ad aspettarli dall'altro lato troveranno una verità molto più dura di quanto potessero mai immaginare. Non mi dilungo oltre perché credo e spero che già tutti lo abbiano iniziato. Se ancora non l'aveste fatto, fatelo assolutamente. Ok ragazzi, fatemi sapere quali fra questi titoli state guardando o fatemi sapere se c'è un anime, anche non presente in questa top, che vi sta piacendo di più in questa season invernale. Il mio preferito, anche se non è iniziato propriamente in questa stagione, è Kazekatsu Yoku Fuiteiru, un anime sulla corsa che vi consiglio con tutto il cuore di guardare. Se siete proprio pignoli, dato che quest'anime è uscito nella stagione autunnale ma è in corso tuttora, vi dico The Promised Neverland. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. E nulla ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.